parlo, intanto poi taglio. Presentazione a livello nazionale, la prima a Genova per il libro La Summa di un lavoro importante di Nicoletta Pogliotto, un libro molto versatile che può servire a molti, non solo agli addetti ai lavori. Ti ringrazio per la domanda, ti ringrazio per la presentazione. Il libro si chiama Digital Food Marketing, guida pratica per ristoratori intraprendenti. Non lascia nulla alla fantasia, perché spiega sia col titolo sia col sottotitolo qual è l'oggetto, l'argomento, il tema, il topic che noi andiamo a trattare e sviscerare. In qualche maniera è un prequel del libro precedente che si intitolava Ingredienti di Digital Marketing per la ristorazione. Questo cosa ci porta? Dritto al dunque. Nel nuovo libro ci saranno, verranno trattati tanti casi di studio internazionali e nazionali, tanti esempi, casi di ristoratori che ce l'hanno fatta, che hanno trovato quel modo, quella maniera per sfruttare quelle che sono le grandissime opportunità che i nuovi strumenti e soprattutto le strategie, le tecniche digitali ci consentono di avere a nostra piena disposizione. Una presentazione a Genova, che è una città per certi aspetti dal punto di vista dell'accoglienza, storicamente qualcuno dice un po' difficile, il refrain, la torta di riso è finita, insomma qualche volta è risuonata anche a livello nazionale. Oggi ci sono dei giovani molto attenti a quelle che sono invece le problematiche della comunicazione, può essere risvolto a loro? Sì, diciamo che in qualche misura il libro io l'ho scritto pensando costantemente al target lettore, cioè a chi poi lo avrebbe letto. Questo secondo me è un po' una cosa anomala, perché un po' si tende a pensare a se stessi, l'esperienza che si è provato quando si va a raccogliere e raccontare i propri pensieri, le proprie esperienze sulla carta o sul digitale per poi andarne a fare un libro, che tra l'altro esce per Oebli Editore, quindi un editore che ha saputo trasformare le mie visioni in veri e propri opportunità anche sotto il profilo editoriale. In buona sostanza, quindi, abbiamo fatto una raccolta invece di how-to-do, di buone pratiche, pensate per loro, sia per il giovane, il nativo digitale, quello che magari smanetta bene sul computer, smanetta bene, se la cava con il mobile, però manca di strategie, di tecniche e soprattutto di capacità, di esperienza, quindi andando a colmare questo gap possibile. Ma è anche rivolta a chi invece la ristorazione la fa e con capacità, con sapienza e con grande esperienza da tantissimi anni, però pecca un po' in quelle che sono appunto le nuove strategie che noi andiamo proprio a sviscerare, che andiamo proprio, come si diceva prima, a narrare, a raccontare, dal sito web alla local strategy, cioè come farsi trovare appunto da mobile attraverso le mappe, dai social media alle food app e alle nuove opportunità soprattutto per vendere online, perché online non si può soltanto pubblicizzarsi o farne vetrina della propria offerta commerciale, si può veramente vendere meglio, di più, migliorando il fatturato e ottimizzando il profitto. Ecco, l'ultima domanda, che poi è una risposta da parte dell'esperto. Molto spesso, talvolta, ci sono dei ristoratori che dicono, invece di mangiare vengono a fotografare i piatti e quasi lo dicono con disturbo. Vogliamo mandare un messaggio anche a questi ristoratori? Sì, possiamo dire che conosco molto bene, parlando quotidianamente con i ristoratori, quelli che sono un po' le loro paure, i loro timori, e proprio su questo abbiamo costruito alcuni capitoli del libro. E in buona sostanza i problemi sono sostanzialmente due. Il fastidio che si prova quando, servendo con amore, con arte, anche con grande capacità, con grande sapienza ed attenzione, un piatto fatto con attenzione ai prodotti, con grande strategia, anche sotto il profilo poi delle tecniche di cottura, di elaborazione di impiatto. Servire questo piatto e non vederlo neanche guardato, annusato, goduto, assaggiato, ma piuttosto visto compulsivamente, fotografato, condiviso, magari dove i sapori e gli aromi si vanno addirittura a danneggiare perché il piatto si raffredda, ecco, può essere difficile, può essere veramente difficile da gestire per il ristoratore. Ma in qualche misura dobbiamo guardare l'altra faccia della medaglia, il fatto che con queste nuove opportunità della fotografia al piatto, che poi viene condivisa sui social, agli amici degli amici, noi possiamo avere un'opportunità di vendita e di branding, cioè di sviluppo e di conoscenza sempre maggiore del proprio brand, della propria reputazione, che in qualche maniera diventa diffusa, virale,
che si espande grazie anche all'aiuto di, dei nostri clienti. Quindi vedere i clienti proprio come dei, degli alleati piuttosto che come dei nemici o qualcuno da, da combattere o da educare a tutti i costi. Secondo problema, se mi consenti, il problema delle recensioni. Lo dico, tanto ormai lo so già che prima o poi quel tasto viene dolente, viene toccato. In qualche maniera le recensioni sono un po' come la fotografia, no? Che viene fatta prima di assaggiare il nostro piatto. Ci offende perché in qualche maniera la piccola critica viene magari esposta al pubblico ludibrio e viene invece che raccontata a noi, al, al cameriere, al maître, agli addetti in sala, viene raccontata al mondo e soprattutto lì resta scritta manent e viene vista da, da chiunque, ricondivisa. Quindi questo è difficile da capire, è difficile da gestire. Secondo me, oltre a un buon corso di gestione della rabbia o comunque un buon terapista, che comunque consiglio a, al nostro ristoratore perché veramente è torturato e tormentato da queste recensioni, però i, i miei consigli che poi emergono proprio da alcuni capitoli dei libri sono contate fino a 100 e poi vedete la recensione come un'opportunità. Quella recensione, ma soprattutto la risposta che voi date su quella recensione, sarà letta e rivolta soprattutto non a un unico lettore, cioè la persona che quella critica abbia fatto, ma a 3.000, 7.000, migliaia di altri lettori che leggeranno come voi reagite, gestite la crisi e soprattutto accogliete. Quindi di nuovo diventa da crisi, da momento difficile, diventa una grande opportunità. Quindi valutiamo e valorizziamo anche le difficoltà attraverso delle tecniche, delle strategie ben mirate, ben sperimentate.